Ampliamento dei posti auto con la rimozione di tutte le vetture abbandonate, pulizia ordinaria delle sterpaglie che spesso invadono i marciapiedi e messa in sicurezza di Via Reggiani con il ritorno al doppio senso di circolazione. Sono queste le richieste dei pendolari che ogni giorno prendono il treno dalla stazione ferroviaria di Maccarese. Abbiamo fatto mail e PEC ripetutamente, finalmente questa parte del parcheggio viene pulita. Il problema è che, come sempre, si tratta di una pulizia occasionale. È da quando è stato costruito questo parcheggio, credo 12 anni fa, che chiediamo che vengano calendarizzate delle pulizie, perché si arriva sempre troppo tardi e nell'area che era stata pulita mesi fa già ci sono i rovi che intralciano il percorso. È da anni programmato un ampliamento del parcheggio che però non si vede. Inoltre continuano ad esserci auto abbandonate nel parcheggio che riducono ulteriormente le possibilità di sosta, ma da anni sono qui queste macchine. Qui siamo invece in Via Reggiani e la situazione non è cambiata per niente. Su Via Reggiani il marciapiede è da sempre impraticabile, è stato rifatto anni fa il manto di fondo del parcheggio, ma evidentemente è stato fatto con una grana troppo leggera e le piante non hanno difficoltà a forarlo e a rendere questo marciapiede praticamente impraticabile. Per di più la strada è abbastanza stretta, quindi lì che c'è un parcheggio, diciamo, sussidiario che potrebbe essere usato, per il quale dall'altro doveva essere fatto un congiungimento diretto pedonale con la stazione, che non è mai stato fatto, anche questo. E qui però, insomma, è anche pericoloso camminare questa strada. Invece si era sempre detto che andava allargata, eventualmente andava messa in sicurezza, andava resa a doppio binario. Così di fatto questo parcheggio resta di Via Reggiani, resta in un'area oscura e difficilmente raggiungibile. RFI intanto per le aree di sua competenza è intervenuto. Esatto, per queste aree di sua competenza è intervenuto come da accordi presi con la precedente amministrazione, quindi RFI sta facendo il suo. L'importante è che anche il comune prenda in carico le sue aree di competenza per sfalciare e per tenerle pulite. Purtroppo anche Via Reggiani non è pulita, è piena di erbacce e le persone che parcheggiano da quella parte trovano difficoltà.